Cappello sulla notizia con Marcello Villani. L'ultimo cappello sulla notizia della stagione, noi l'abbiamo voluto con il primo cittadino di Lecco. Buongiorno, Mauro Gattinoni. Buongiorno, buongiorno Marcello e grazie per l'invito. Allora, un corridore come te, che ha fatto a resegappi in... Quest'anno 3.38. Ottimo, no? Un buon tempo, ecco. non il migliore, ma un buon tempo. Costretto a fare i conti col pallone, un sindaco nel pallone. Eh? Sì, Siamo eh... alla vigilia di una sentenza drammatica, quella del 2 agosto, speriamo che sia invece un'esplosione di gioia per i colori celesti, però insomma siamo arrivati al 2 agosto dal 18 giugno scorso in cui ci abbracciavamo e gioivamo tutti quanti per vedere l'eco in serie b eh, comunque sia è una cosa che non sta in cielo né in terra lasciamelo dire sì, eh, non, ha, non ha nessun tipo di, di razionalità eh. Il merito conquistato sul campo è quello che deve essere la bussola di qualsiasi decisione, argomentazione successiva, è vero. Che la regolarità dei campionati si basa anche su norme eh, che le società si danno, che le federazioni si danno e quella è garanzia di sportività ma in questo caso stiamo negando la sportività e stiamo dando spazio invece ad altro stiamo dando spazio chiaramente ad interessi a pressioni importanti stiamo dando spazio a chi non ha avuto merito sportivo e questo secondo me dovrebbe spingere tutti coloro che ancora nelle prossime ore, da qui al 2 di agosto, possono dire e fare qualcosa, di dire e fare qualcosa. Mi riferisco in particolar modo al Coni, che deve difendere il merito sportivo. Il Ministero dello Sport, il Ministro Abodi, secondo me dovrebbe eh, pronunciarsi in maniera più esplicita. E poi sinceramente basterebbe, anzi già sarebbe bastato eh, da parte della Lega Pro. Una propria circolare Ammissione, interna, una missione di colpa, sì, anche di, tardiva, e poi sì. Di colpa, una svista, insomma, è, è complesso organizzare questo tipo di tornei, ma è peraltro, è peraltro evidente che le date non si incastravano, quindi sarebbe stata sufficiente una correzione in quella fase per rendere tutto molto più semplice. Oggi non saremmo qui a fare questo confronto. Ma poi tipo. di cosa stiamo parlando? Perché. Noi sì. eh, ci sono poi gli Garbugli dappertutto, no? Anche a Lecco, anche quelli eh, della sì, okay, Garbugli. Però il 20 giugno l'Ecco lo sapeva, avrebbe dovuto giustissimo la data. Neanche i legali dell'Ecco Zinnali, De Leonardis, mi pare l'ultimo, non me lo ricordo mai, hanno mai discusso questa perentorietà. Ma il fatto che poi per una, un cavillo, perché di quello stiamo trattando, perché lo stadio c'è e ci sarà, anche quello di Padova, ma si spera addirittura di non doverlo utilizzare, tutti i requisiti per giocare ci sono e ci sarebbero stati, ma poi c'è questo supposto ritardo, ma il fatto che si venga a prelevare una squadra retrocessa per sostituirla con una squadra che ha vinto sul campo, a me pare l'anti calcio, l'antisporte, proprio ribaltamento della realtà. Cioè sì. se uno retrocede vuol dire che per un anno ha fatto male sportivamente. Se uno viene promosso ha fatto bene. E noi cosa facciamo? Sostituiamo gli uni con sì, gli altri. È, è, incomprensibile. è incomprensibile. È anche vero che per <coughs> giocare in B serve una struttura, serve una delle qualità che anche la società deve avere, che l'Ecco ha dimostrato di avere, quindi anche i requisiti economici, finanziari, di regolarità contributiva che l'Ecco ha e che altre squadre non hanno avuto. E anche questo diventa una, un criterio di valutazione. Guarda, io ritengo che oltre alla perentorietà di quella data obiettivamente ai sensi tecnici, se chiediamo a un giudice se era adatta perentoria è perentoria, ti risponde che è cioè, perentoria, perentoria cioè, è tautologico. Ma un nessuno. giudice, e siamo nell'anno del 150 di Alessandro Manzoni, nipote di Cesare Bircaria, che insomma nell'illuminismo lombardo e in particolar modo in tema di giustizia aveva tanto da dire, il giudice deve guardare la forma, ma soprattutto l'equità e la proporzionalità. In questo caso specifico, io credo che i giudici del TAR, e poi se è il caso, anche quelli del Consiglio di Stato, valuteranno se affronta in una difformità formale la proporzionalità. Della, della sanzione, quindi l'esclusione e, e, e l'equità di conseguenza di applicazione di questa norma all'interno della famiglia sportiva sia effettivamente stata rispettata oppure no. Io credo di no, e quindi se c'è un, un giudice a Roma, deve giudicare non solo la forma, ma anche l'equità e la proporzionalità. Tutto questo, tutti questi tre elementi, compongono una sentenza equa. Anche perché, aggiungo e finisco, eh, le altre squadre hanno avuto molto più tempo per completare la domanda di iscrizione. E per i soloni che dicono: Ah, non avete una società, non avete una segreteria. Feralpi, Salò e Catanzaro, le promosse che sono state promosse un mese e mezzo prima dell'Ecco. Ci hanno messo un mese e mezzo per trovare il nuovo stadio, avere tutti i permessi, compreso nulla rosta a prefettizio, anche perché i prefetti non è che lavorano per le società di calcio e ci hanno messo un mese e mezzo per riuscire ad arrivare ad avere tutto l'incartamento. Invece si pretende che in 48 ore il l'Ecco, ma anche il Foggia se fosse stato promosso, eh, avessero tutto a posto e. Quanto meno difficile, e, e, e poi non ci sono le stesse condizioni tra chi ha fatto la domanda di iscrizione, eh, diciamo dall'11 giugno fossero state promosse l'ultima giornata, cosa che non è stata. Ma dall'11 giugno e dal 18 giugno, diciamo che ci sono 7 giorni in più per gli altri fare domanda di iscrizione rispetto all'Ecco o a chi avesse vinto i playoff. Non è giusto, non è. in un appalto sarebbe sicuramente discussa questa cosa, un appalto certo. pubblico, tu mi insegni che se si parte c'è un termine, è perentorio, però le condizioni di base devono essere uguali per tutti i concorrenti. Questo non è un appalto, è una procedura ammissiva, però siamo sempre lì. Sì, è appunto il tema di prima. Sono eh, necessari i nove giorni previsti da che uno ha titolo alla presentazione del, del, dei documenti o è perentoria la data che a questo punto comprime da nove a soli due giorni il, il termine di consegna? È chiaro, di questo potremmo parlare fino a stanotte però. Eh ormai è un tema di carte bollate e non più di, di sport e questo sinceramente un po' mi dispiace e penso che sia il motivo anche per cui tutte le altre società sportive di Lecco avete visto in quel manifesto We Believe in Sport hanno voluto sottoscrivere un gesto di vicinanza alla, alla calcio Lecco avete visto da, dalla picco al basket al rugby fino alle società sportive della montagna l'arrampicata, la canottieri Società dell'Oratorio, insomma, di cosa, cosa raccontiamo ai nostri ragazzi? Che eh, l'impegno, la costanza, la fatica produce il risultato, il merito produce il risultato. Se alla fine il risultato lo determinano le carte bollate, allora viene meno tutto il significato degli sforzi, dell'impegno ed è il ruolo educativo dello sport che va difeso, il motivo per cui si è costituito anche il comune. Chiaro, chiaro, speriamo davvero che il giudice non ascolti le nostre parole, non credo che lo farà, no. però insomma decida secondo equità e dunque anche secondo questi principi mi paiono cristallini secondo me eh, al di là di noi che siamo coinvolti emotivamente e anche dei nostri concorrenti tra virgolette il Perugia il Foggia certo. che continua a protestare per gli arbitraggi ah, a proposito mi accusano di aver tenuto le parti del Foggia io invece ho detto che è logico che i fuggiani possano aver visto torte arbitrali in quelle due partite ma secondo me anche sportivamente il merito dell'eco ci sta tutto poi ognuno lì, lì è bello, si può discutere all'infinito no? però lì si parla Siete di sport stati, parla di e sport. allora è bello anche eh. battibeccare accalorarsi, non, fare non il tifoso non arriveremo mai esatto alla quadra però quello è quello che fa lo sport no? e, e però dico, il merito sportivo è chiaro Nessun altro in Italia capisce perché l'eco non debba andare in Serie B. Non ce n'è uno davvero. Io parlo con ormai un po' con tutta Italia. A mio malgrado a causa di questa causa, ho letto questa... tutto quello che hai scritto, eh. anche i tuoi colleghi giornalisti. L'opinione sì, pubblica, non si cioè capisce, un... sì. Cioè, è chiaro, si capisce benissimo il ritardo da consegna dei documenti. Sì, però se, ma si poi... se si capiscono solo i milioni che ballano, eh, basta. forse è quello. È un altro tipo di discorso. Allora, quelle carte bollate servono a difendere quei milioni, servono a difendere uno schema di club che può avere senso perché è incluso, ma diventa poi esclusivo ed escludente altri tipi di ragionamento, ecco, non parliamo più di sport, parliamo di altro, va bene. Allora Se diventa... c'è un piano B, nel senso... Una, una serie B? Il TAR, <ride> il tar deciderà, secondo sì. l'equità, eccetera, e secondo speriamo. le norme. E dunque speriamo di averla finita lì, cioè il TAR ci dà ragione. Non dovesse succedere, c'è un piano B? Ma io non, non sono nelle condizioni di immaginare... Cosa potrebbe succedere? Dico solo che nella storia è già accaduto eh, che sono stati adottati format eh, di campionato differenti da quello a 20 squadre. È chiaro che il format a 20 è, è meraviglioso, mm. ha già tutte le coperture eh, mediatiche, gli slot pubblicitari acquistati no? da, da zone, dalle varie piattaforme, Sky, un gran bailamme. È chiaro, chiaro abbiarlo, che cambiare il format a 21, a 22... È A22, un caso eccezionale questo. Eh, credo che sia... A vantaggio di chi vuole difendere lo sport, quindi a, a vantaggio di chi attorno allo sport costruisce anche i propri interessi economici. E quindi diventa, secondo me, un valore in più, non un valore in meno. Io penso direi le stesse cose, credo che le diresti anche tu se non fosse l'eco coinvolto. Assolutamente. Chiunque eh, fosse in questa situazione andrebbe difeso, secondo me. Sì. Vabbè, eh, chiudiamo la pagina sportiva perché siamo anche abbastanza tesi, io sono teso, non so. Più. E guarda, sono due giorni eh. che effettivamente... Siamo qua con la, con la Clessidra, aspettiamo solo che arrivi questo 2 di agosto e poi capiamo cosa succederà dopo. Tu sai le tempistiche per caso? Io non le so. No, non so no. se si riunisce in mattina pomeriggio, il tardi, l'altro. Speriamo in mattinata perché non lo so. Soprattutto sono capiamo se chiederanno contestualmente anche l'anticipo della sentenza del Consiglio di Stato, così no. che almeno si abbia il terzo grado di giudizio prima dell'avvio del campionato, certo. altrimenti anche questo sarebbe un, Mamma un pastrocchio. Mamma mia. Cambiamo decisamente argomento, dicevano quelli bravi. Parliamo di, di cose parliamo. positive. Sì. Oh, il turismo a Lecco una meraviglia. Eh, tanti, tanti turisti, tutti contenti dell'ostello. Siamo andati, non so se hai visto il nostro servizio eh, recentissimo di Davide Italia Che è andato all'ostello e, innanzitutto, non ha trovato un italiano, ha trovato americani, ha trovato spagnoli, ha trovato svedesi di tutte le nazionalità giovani ma anche della mia età insomma, giovanissimi quindi, eh, sì, giovani giovanissimi. e giovanissimi e soprattutto tutti contenti di Recco, nonostante, ti faccio una battuta, l'ostello sia molto lontano dalla stazione, Sì. Che infatti, era una delle vecchie... Eh. è un po' un, un peccato originale che si porta dietro però adesso che c'è che funziona credo che tutti quelli che hanno lavorato Penso alle amministrazioni comunali precedenti, alla provincia, alla regione che ci ha messo anche il suo pezzetto ad Aler, che si è fatta carico di concludere l'opera che altrimenti sarebbe stata ancora impantanata, anche la mia amministrazione che ci ha messo dei soldi ulteriori per cui eh, si riuscisse ad aprire in questi termini. E, vabbè, questo è il risultato sotto gli occhi di tutti. Tenete presente che è la struttura più grande che abbiamo in città. La struttura più grande ricettiva da 120 posti letto è l'ostello del comune. E questo dice tutto per gli spazi di investimento che in questo settore ci sarebbero. Mm. Pensate cosa vuol dire... Eh... Migliaia di prenotazioni già. Sì, sì migliaia di prenotazioni... Eh... Tariffe peraltro non bassissime, però proporzionali alla qualità del servizio, quindi anche eh, Locatelli, gest, insomma che ci ha visto bene in questo modello eh, di, di, di offerta, secondo me avrà le sue soddisfazioni dopo aver sostenuto degli investimenti ingenti. Sono anch'io curioso di assistere all'apertura del ristorante, perché vorrebbero aprire anche a mezzogiorno e, e alla sera, e questo anche per creare un, un movimento, per creare un, un clima attorno all'offerta. Che secondo me è assolutamente positivo. In generale, questo permette di trasformare il turismo Morde Fuggi di giornata a un turismo più stanziale. Perché non piace a nessuna amministrazione il turismo morde e Fuggi. Dico l'amministrazione di Lecco che è l'ultima che si affaccia sull'argomento turistico, cioè. ma potremmo dire di chi prima di noi ha fatto questa esperienza: Venezia, Firenze. Perché crea confusione, crea. Abbiamo in una giornata migliaia di persone che arrivano, mangiano, consumano, sporcano, noi dobbiamo pulire quattro volte al giorno, voi non so se lo sapete, ma tra sabato e domenica passano quattro volte gli spazzini a, pulare, a pulire la strada e a svuotare tutti i cestini, ancora non è sufficiente. Bene, questi costi li sopporta il cittadino Lecchese con la sua tari. Mm. E cosa resta alla città? Resta forse un, un euro e mezzo, tre euro di parcheggio. La tassa di soggiorno è chiaro che se non risiedi almeno una notte non la paghi, non la paghi. quindi non entra nel ciclo per investimenti. Eh, perché qualche sapete un gelato, qualche caffè, qualche bibita. E, e poi si fanno code traffico, sovraccarico anche strutturale quando ci sono le belle giornate, chi va al mare, chi va in montagna tutti che arrivano in questo imbuto da tutte le valli insomma che è l'ecco, allora dobbiamo davvero fare evolvere il turismo anche destagionalizzandolo puntando sugli eventi, avete visto i concerti anche di questo fine di settimana come riescono a richiamare e stiamo imparando eh? stiamo imparando noi come amministrazione ma soprattutto gli esercenti stanno capendo quali quali possono essere le formule nei vari segmenti di turismo, da quello alto spendente fino a quello Beh, ma la soluzione è? Rendere. È un mix la soluzione. Mm. È un mix. Non È stai un... pensando ai biglietti d'ingresso, come a Venezia. Eh? No, no, per Lecco sarebbe impraticabile. Mm. Uh, metti i gabellieri sul ponte siete elea. un fiorino. rimettiamo il ponte levatoio. Eh, Guarda, sull'azione Visconti è già predisposto da qualche settimana. Ormai secolo, non passa eh. più nessuno dal ponte, eh, lì, sì, lì lo devi riaprire. <ride> Quando l'hai riaperto, lo facciamo pagare è contento. Poi lo fate pagare. Potrebbe essere un'idea, mm. potrebbe essere un'idea, Mettiamo... lo apriremo per le bici sicuramente e quello sarà anche una, una bella sfida nel capire come quel circuito avete visto Pescarenico per esempio un circuito eh, ciclistico tra l'asse di Brezza e, e questi assi no, che stiamo costruendo col comune di Galbiate Malgrate, Valmadrera, Civate per arrivare fino alla ciclovia dei laghi ecco questo sarà un nuovo asse di sviluppo sarà bellissimo quando lo vedremo a proposito la ciclabile da Badia Fino a Abbadia? Eh, comune di Abbadia, eh, sì, non, non no, mi no, permetto per di. È comune del cielo, però è di Canas che deve farla. Sì, allora è un'opera accessoria agli Olimpiadi, quindi traguardata, almeno sulle carte, al 26. È un'opera commissariata, quindi esiste il commissario che deve realizzare l'opera entro, entro il 26. È un'opera, peraltro, che da 20 milioni di euro arriva adesso a costare 32 milioni di euro. Eh, quindi capite bene di che cifre stiamo parlando però il, so che è già andato in conferenza dei servizi, eh, notizie giornalistiche quindi lo prendo, facciamo un attimo il punto sulle informazioni che sappiamo quindi ha già avuto tutti i pareri favorevoli, ora occorre far partire la gara mm -hmm. e dopo anche questo sarà una dorsale splendida eh, splendida perché poi si parla del limone del Garda, il limone sul Garda la... Ma sono poche centinaia di metri della ciclabile. Ma io ci sono stato. è eh, Bellissima, ma sono pochi, pochi. È, corta. Cioè, è corta e poi ritorna subito sulla litoranea. È eh, pericolosissima: eh, altro che Quindi abbiamo questa esperienza bellissima di una passerella a sbalzo, vedi le cose, le rocce, cose che stiamo progettando anche noi, per esempio, sulla rocca di Malgrate, per passare Malgrate e arrivare a Valmadrera, eh, con un progetto integrato tra i cinque comuni che si affacciano su, quella, su quel versante per però capite bene che il nostro evento è una percorrenza molto lunga, da Piazza Duomo fino al Gottardo, e quella la facciamo davvero, cioè, questa ciclabile Bello. sarebbe davvero un corridoio internazionale. Paolo Rusconi, buongiorno, innanzitutto ti eh, saluta chi spetta. Eh? Eh, Giacomo Jack Cominotti, oh, ah. ciao, come ciao stai? Mauro. Avuto Servono un... scelte coraggiose sulla mobilità eticamente sostenibile. Lecco città 30 subito. Non glielo dovete dire, è <coughs> già convinto. La Zuffi è convintissima. Io non voglio andare a 30 allora, però poi <ride> ne parliamo. Sì. Giuseppe Carlo Corti, ciao da Giuseppe Carlo Corti, forza Lecco. forza Lecco e poi Paolo Rusconi, buongiorno, per la raccolta dei rifiuti dovreste mettere la differenziata sul Lungolago Non i cestini intelligenti con costi assurdi, impegno di spesa di 970.000 euro per 20 cestini. Lo stello senza cucina è inadeguato. Ma lo con, con la cucina, ma no, ma adesso non facciamo disinformazione. Eh. L'ostello 900... eh. farà due, stello. due tipi di cucina. La cucina, chiamiamola ristorante per gli avventori come me e te che vogliamo andare a farci la colazione, paghiamo il pranzo o la cena quando sarà il momento. E in più ci sono i cucinini per gli ospiti come in tutti gli ostelli del mondo. Se uno vuol farsi la spesa da supermercato, si porta le cose di casa, si fa friggere l'uovo, mm. oh, c'è anche questo spazio. È chiaro che eh, sono servizi che stanno venendo avanti ma quello è il modello complessivo sta di sta tarando diciamo, sulla sì, richiesta. ma eh, altrimenti non sarebbe un ostello. Sarebbe un ristorante, sarebbe, scusate, una, un albergo come tanti. Quindi, anche qui mh, prendere per buone certe affermazioni che i taluni fanno senza conoscere la realtà è davvero improprio. Per i cestini, questo è un tema controverso, nel senso che, eh, ovunque si fanno i quattro cestini colorati no, per la differenziata, sì. avete visto in alcune città e sì. stazioni, eh, l'esperienza dice: non esperienza mia, ma di chi, degli operatori, di chi poi va a raccogliere questi cestini: che la differenziata viene fatta molto male. Quindi alla fine, benché, eh, perché uno passa di corsa, non sta di tanto a vedere eh, dove buttare una cosa e dove buttare l'altra, gli stessi colori. Per dire la carta, il, per dire il, il forno, giallo, no? il blu, quell'altro, confondono perché non sempre corrispondono di città in città agli stessi oggetti e agli stessi materiali. Pertanto, quello che succede è che hai quattro cestini diversi, ma quello che c'è dentro è, è un guazzabuglio e quindi alla fine è indifferenziato e non differenziato. Questo è quello che ci raccontano i fatti. Il compattatore, eh, che adesso è uno, sapete che col PNR abbiamo una quarantina abbondanti da installare in città permette ovviamente di raccogliere quei rifiuti che sono i rifiuti di passaggio, non certo il sacchetto di casa mia o casa tua, quindi alla fine saranno sarà carta, un po' di plastica, le bottigliette, le lattine e questi saranno i, i contenuti, ecco però saranno compattati, quindi ci saranno meno giri, i famosi quattro giri che dicevo mm. prima, meno giri di raccolta necessario, quindi alla lunga un risparmio anche economico. Mm. Ma sul costano 970.000? Ma tutti insieme forse. Ah. Allora, il dato non ce l'ho, devo essere sincero. Entra in quelle, non so se in, questi, in questa cifra sono solo i 50 compattatori o anche le 14 isole ecologiche, perché aggiungo sempre per correttezza di informazioni che sono previste 14 isole ecologiche che sono eh, o interrate o fuori terra, le distribuiremo nei rioni e lì ci sarà da parte dei cittadini la possibilità di conferire H24 i rifiuti in queste isole. Questo un po' impatterà anche sul modello di raccolta porta a porta, bisogna vedere come. Dall'altro permette anche di risolvere alcuni problemi oggettivi. Io e te che partiamo il sabato per andare in vacanza, eh, lumido me lo ritirano il martedì mm. dove lo metto? Lo metto nei cestini a bordo strada eh. che straripano, che sono lì da vedere, sono anche antiestetici. Ecco, ci sono queste piccole funzionalità che via via vengono aggiustate. Mm. Giacomo mi tira già la, la giacchetta, mi dice la risposta. Io non voglio andare a 30 dipinge bene il pensiero delle chesi. Diversamente giovani, eh, io sono abituato ad andare veloce, ragazzi. Che devo dire, no, tanto 50 massimo in città. Per cui non è che. Però ci saranno le bike lane, queste sì sono importanti. Allora il progetto prevede questa cosa: è ancora in fase di discussione, non abbiamo neanche parlato, parlato in commissione. Quindi ci sarà il tempo. Comunque, voi immaginatevi che ci sarà eh, il divieto, quindi la velocità massima 50 all'ora, come ammessa in tutti i centri urbani, nelle dorsali principali. Quindi via Tonale, via Valsugana, tutte le verticali, Matteotti, eh, via Fiandra, Promessi Sposi eh, e anche la, la mediana, quindi Corso Martire e Venir Dentro. Insomma. La, la nuova Con... tangenziale interna, così l'ha definita Esatto. Zuffi. Queste saranno a 50 all'ora, come oggi, ne più né meno. Gli altri, di fatto, diventa quasi pleonastico dire che sono a 30, perché anche oggi più di 31 uno non ci va. Però... Mettere le strade a 30 all'ora può permettere di creare appunto bike line e favorire eh, mobilità dolce, alternativa, soprattutto nei rioni, magari anche ridisegnando alcuni sensi unici e mettendo il senso unico la corsia che adesso ha doppio senso può essere utile per ricavare un parcheggio quindi alla fine ci sono tutta una serie di benefici che derivano dalla riduzione della velocità e quindi della fruizione in maniera diversa dei vari spazi è un progetto articolato eh, che ripeto ci bisogna stare attenti perché la riduzione della velocità è sacrosanta se è scorrevole se no se è, è inutile e secondo voi Aver tolto i semafori avendo messo eh, le famosissime rotonde La semaforizzazione è difficile da dire. Funziona o no? Cosa, chiedo? Secondo me sì. È una domanda che faccio, nel senso che abbiamo sempre detto che sperimentare a un certo punto di tirare una riga e dire: ha funzionato o no? Se no torniamo a mettere i semafori, ecco, torniamo a passare in via Gli slanzoni, per dirne una. Mm. Io credo che anche con l'intervento che ci sarà domani notte su Piazza Manzone quindi con la Rotonda Se nuova Se non stringete le rotatorie, una sola corsia a loro imbocco, come sembra voler sì. fare, cioè per esempio quella sì. del teatro, sì. eh, mi spiegava la Zuffi che, venendo da, eh, diciamo, dal centro storico e volendo andare sì. sul Ponte Nuovo, adesso c'è la possibilità di svolgere Infatti, alle sette e mezza di mattina c'è la fila ferma, diciamo lenta per uscire sul ponte nuovo e poi invece la fila che scorre verso il centro. Se però lì si riduce a una sola, tutti si mettono in fila e la fila arriva fino a Mandello, secondo me, in certi orari, solo in certe condizioni. Se invece mantenete le doppie corsie, almeno la mia esperienza personale da automobilista, non da esperto di viabilità. L'altra cosa che ho visto è che uno pensa che stando sulla corsia di sinistra, abbia la precedenza invece per come funziona vedo anche io da automobilista quella rotonda lì se uno sta sulla sua bella corsia di destra arriva ancora prima e riesce a uscire eh, verso il ponte nuovo sì. in maniera più rapida e magari sorpassando sei o sette macchine che sono incodate sulla corsia ferma di sinistra convinti che dove, siccome devo svoltare a sinistra eh, vanno prima però ecco ripeto non so se l'escamotage del novello automobilista o se invece c'è qualche scienza attorno a questa cosa però eh. vedremo di verificarla mobilità dolce, sì ricordiamoci che l'eco non è in piano per molte persone. La mobilità dolce non sarà così accessibile. Vedi, non solo eh, per me, cioè io peso una quintalata per me. O mi compri o il comune mi finanzia la bici elettrica o andare alla orca su, seguendo le bike lane Se sarà voglia. difficilissimo. È vero, no, c'è un biletto. problema oggettivo. Ti ricordi la prima pista ciclabile, la fece Vittorio Campione, no? Sulla, da, la, a... da via, Viale Adamello era un escamotage, lo dico io, per prendere i fondi europei, però al di là di tutto lì si cominciò a vedere che insomma, piste ciclabili all'Eco va benissimo, ma allora, eh, noi si rampega in, in no? un'ottica di mix, di, sì. di trasporto, perché abbiamo capito si, e siamo tutti convinti che se abbiamo solo le auto andremo solo in coda credo che non è che ci sono altre certo. alternative se tutti abbiamo solo l'altro. Certo. se iniziamo a creare dei mix per cui e qualcuno col pullman perché te lo do gratis fino a 19 anni qualcun altro con la bici elettrica visto che oggi ci sono all'epoca di campione non c'erano eh. le bici elettriche eh, qualcun altro monopattino con le isole appositamente riquadrate allora si scarica, si scarica il peso della strada che viene poi consegnata a chi davvero ci deve andare perché magari non può fare altrimenti ma ci mancherebbe altro non si va a sindacare né le condizioni singole o le esigenze singole perché la prima obiezione è ma io che devo andare da qui a là tu che devi andare da qui a là, continui a fare come devi fare, ci cioè mancherebbe altro. Però se ragioniamo nel complesso, ci sono delle categorie, dei segmenti di utenza che facilmente possono essere spostati su un altro mezzo, in questo modo liberando la corsie. Giacomo fuori dal gioco perché tanto lui, lui va già lui Come sta a corre... proposito? Ha avuto un po' un acciacco, mi sembra no, una sembra caviglia. va bene, mi, ci oh. risponde. Questa storia di Lecco non in piano oggi fa ridere, dai. Eh, è vero, è vero, eh, Vabbè, lui, lui è può tutto. dirla così, io, eh. io mi devo trattenere. Va bene, senti, eh, come sta andando la tua esperienza amministrativa? Ti chiedi, te lo chiedo, perché, riflettendo sui primi due anni passati, ormai sì. di amministrazione, all'inizio, io vi vedevo in giro la mia immagine è di Mauro Gattinoni, Giovanni Cattaneo magari andare in giro e vedere delle cose ferme da anni a Lecco e dire ma non si può, dobbiamo fare qualcosa per sbloccarle eccetera e magari questo è servito anche per, per dire prendiamo una strada nuova uh -huh. e non sempre secondo me è stato un pensiero giusto però dopo due anni e mezzo diciamo di, di mandato la macchina adesso la possiedi perché ci vuole un tempo per capire è una macchina complessa al comune eh? Eh, direi proprio di eh. sì complessa, complicata e piena di freni Posso, lo sì. dico io sì. ci sono tanti che frenano sì. è una pattuglia di frenatori c'è dentro il comune detto questo ti senti più saldo al comando più pilota sicuramente più consapevole ci sono due osservazioni alla tua domanda. La prima, teniamo presente che per fare con tempi canonici un'opera servono almeno due anni, due anni e mezzo di progettazione, finanziamenti, autorizzazione e poi inizia il cantiere, che dura diciamo due anni. Quindi il tempo della burocrazia rispetto al tempo del cantiere grosso modo è, è pari e lei fare prima però la burocrazia, quindi oggi mentre stiamo parlando si sono consumati quei due anni, due anni e mezzo di burocrazia, quindi in questo 2003 partono i cantieri e sono partiti, penso alla piccola, il lungolago siamo in fase di aggiudicazione, il, il secondo lotto del teatro entro fine anno, Villa Manzoni uguale, eh, i parchi che stiamo sistemando, allora questo è in condizioni normali. Se a questo considerate che il primo anno del mio mandato è stato di Covid, eh sì. dove non era una condizione normale, ma perché per legge avevo il 90% dei dipendenti smart working, 90% eh, allora capite bene che anche solo la percezione di come girano le cose, di con chi parli e chi ti risponde, oggettivamente per me l'inizio è stato duro. Per me è come chiunque fosse in condizione di amministrare, ancora peggio, se vogliamo, alla prima esperienza amministrativa. Detto questo, eh, non è stato un alibi, tant'è che il cronometro alla mano: a due anni: par due anni e mezzo di distanza, nonostante il Covid, avendo aggredito le opportunità del PNRR, anche qui una cosa che neppure potevamo immaginarci: circa la complessità. Di agganciare queste risorse, come farle, si stava su a studiare di notte i banni per capire cosa si poteva fare. In questo senso ringrazio molto la struttura tecnica del comune che si è avventurata su un percorso che non era mai esistito. E dico: non saremmo arrivati qui se non avessimo avuto però quelle idee, quindi se fossimo andati a naso, se non avessimo avuto una strategia, se non avremmo portato a casa alla fine più di 30 milioni di euro solo da PNR oggi. Ma perché avevamo delle idee da far incanalare, da far precipitare in, in linea di finanziamento che poi alla fine sono state approvate. Quindi io dico, siamo davvero al punto di svolta, ma credo che da qui in avanti anche i cittadini avranno la percezione esatta di cosa questa amministrazione sta facendo. Siamo già fuori tempo, però siccome è un amico la domanda di Marcello Picamiglio te la voglio sì. girare. Buongiorno a tutti, la vedi anche lì sul visore. Eh, io ricordo la bella proposta dei sentieri rionali che il Gattinoni lui parla solo in dialetto sta sì, sì, eh, eh, aveva avanzato in campagna elettorale ovvero la valorizzazione dei passaggi pedonali e sentieri che ancora esistono soprattutto nei rioni più a monte, sarei contento se venisse realizzata, buone vacanze a tutti che gli diciamo? Allora, i due principali collegamenti che abbiamo ripristinato sono le due famose passerelle via Galandra e via Carlo Porta da qui i cosiddetti sentieri urbani vuol dire recuperare tutte eh, le vie, le vecchie mulattiere che di fatto erano i collegamenti tra Orioni e l'altro. Che è ben pensarci, sono anche eh, i canali più veloci di collegamento, anziché a piedi o in bici. Quindi, secondo quel modello di Città 30 recuperare queste, questi, questi collegamenti ma non ci vuole mica tanto, serve un po' di manutenzione e, e, e un po' di cura che noi abbiamo posto, se vedete nel, nel documento strategico che abbiamo approvato lunedì sera in Consiglio Comunale abbiamo posto come piano Rioni. Noi abbiamo avviato, avarato un piano Rioni da 250.000 mila euro quest'anno, 250 l'anno prossimo, ma sicuramente, da incrementare con la prossima versione di bilancio, che prevede proprio il recupero di tutte queste cose che ci siamo detti. Eh, perché le grandi opere stanno marciando sul loro pilota automatico per viste le normative e ormai per quanto ci riguarda le diamo quasi per acquisite sul piano politico. Chiaro, dal punto di vista tecnico <ride> eh, ne avranno ancora, di, purtroppo anche di, 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 magari di inghippi o, o di traversie. Sul lato politico, adesso invece stiamo progettando tutta eh, diciamo, la, la fascia pelemontana, tutto l'ambito rionale per eh, le manutenzioni, le riqualificazioni, questo piano. Appunto, di sentieri urbani ma anche le piccole manutenzioni, i parchi, la fontanella eh, sono importanti un lavoro pazzesco che stanno facendo i cantonieri di comunità che ormai sono entrati anche nel quotidiano e nella simpatia dei residenti ma che eh, necessitano anche di una pianificazione un po' più eh, programmatica almeno in alcuni ambiti penso Rancio, penso Falghiera e l'ultima cosa se non sì. sarebbe il cappello sulla notizia, te lo chiede Paolo Rusconi il crollo nella graduatoria di gradimento del sindaco del sole 24 ore, tutti gli intervistati dell'opposizione? Ma Guardate, se stiamo sui sondaggi non dovrei neanche essere qua, mm. nel senso che i sondaggi mi davano il 38% mm. nel 2020, dico quindi già passare dal 38% se guardiamo il sondaggio, sì. dal 38% al 46% è già stato un miglioramento se usassimo come metro il sondaggio. Ma non siamo qui a fare battaglia di retroguardia o, o, o autodifese non richieste. Eh, nessuno, credo, può vantarsi o nessun altro può andare in depressione su quel ranking perché avete visto su come è, eh, com è stato costru costruito e che tipo di base abbia. Io credo che. La cosa migliore e principale sia la soddisfazione dei cittadini. Loro hanno solo un momento in cui possono dire la loro. Non è il sondaggio, ma saranno le prossime elezioni. Va bene, va bene. Grazie, che dire? A voi, mio... buone eh, vacanze. Eh, buone, buone vacanze e le chesi se le meritano. Eh. Ce le meritiamo tutti, e forza l'Ecco ancora. Lavora. E forza l'Ecco, noi incrociamo le dita, ci saremo naturalmente, non è che chiude la radio, chiudono i programmi come Il Cappello, come Barbalico, ringrazio Davide Tagliabue, ringrazio Andrea Donato, Leonardo Livraghi, Alessandro, insomma tutti quelli che lavorano dietro il bancone che non vedete, ma ci sono, però il cappello torna a settembre. Naturalmente. Grazie Mauro. Grazie, Buona grazie restare. a te Marcello. Auguri. Il cappello sulla notizia con Marcello Villani.